fatto. Non ha paura! Vai, vai, dammi tutto! Ciao amici, benvenuti in una nuova puntata di In Pista con lo YouTuber. Oggi non sono qua con uno degli YouTuber più grossi, famosi, importanti, seguiti d'Italia, ma sono qui con uno dei migliori piloti. Un miglior pilota. Perché ormai lui è un pilota. Salve, salve a tutti, sì, colleghi siamo ormai. Yakidale arriva direttamente dalle Smart e Cup, dalla pista. Pista, dal ghiaccio, dal fango, dal rally, dalla Dakar. E oggi guiderà lei. Auto che ormai conoscete sicuramente, parliamo della Dallara stradale, 400 cavalli, 855 kg. Siamo qui a Varano dei Melegari, che lui conosce bene. No. Ci ho corso zero volte. Lontani anni 90. Mi ricordo, 92. Esatto, ce la giocavamo io e Häkkinen. Scherzi a parte, abbiamo tantissima aerodinamica, anche se non è una pista velocissima, ma è tortuosa e tecnica. Tecnica, vero? È la mia tecnica. Specialità. Quindi, per chi non conoscesse il format, prima guiderà lui, poi lo porterò io a fare due giri. Però il problema è che lui non ha paura, non ha paura. No, io e sentite qui. Quella. No, allora io ho più paura di me che di Federico, se devo essere sincero. Anch'io. Vediamo se hai studiato e se guardi i miei video. Ok. Qualche consiglio. Primo. Fondamentale. La macchina va dove l'occhio guarda. Bravissimo. Quindi dobbiamo guardare più avanti. Più avanti. Dove vogliamo andare? Bravo, sei il numero uno. Seconda cosa. Sempre uno stimolo nella vita. Però sul freno. Quindi cosa si fa appena si arriva alla staccata? Si frena forte e perché poi si modula. Così la macchina fa questo movimento qua e poi questo movimento qua. Modulare, rilasciare il freno in modo dolce. Poi 10, 7, 4, 12, 22, 9, 9, 3 quarti, 15, binario di... Vabbè, così no, devi tenerlo, insomma. 9, 15. Sì. Teniamo, non lo stringiamo troppo il volante, okay. Ma non lo lasciamo neanche troppo libero. Va bene. Come avere un pulcino tra le mani. Io non ho tenuto il pulcino tra le mani. Uguale. Ok. Andiamo. Ho paura. Anch'io. Step here, là. Ma non ci arrivo. Buttati. Come hai notato sicuramente... I sedili non si muovono, però si muove la pedaliera. Esatto, se non è Maometto che va alla montagna. Due pedali. Ok, quindi il piede sinistro lo lasciamo a sinistra. Ah, ok. Non fermiamo col sinistro. Ok, va bene. Useremo cambio manuale, incominceremo con qualche cavallo in meno, modalità okay. normale. Poi andremo in sport, quindi avremo i 400 okay. cavalli, che sono tanti. Tento la testa. Accio. Quella. Okay. Frena, accendiamo. Wey. Tu mi devi ascoltare adesso. Io faccio tutto quello che mi dici. Posso accelerare? Si muove! Prima S, quindi sacrificheremo la prima parte. Ok, quindi sto di qua. Hai studiato, bravo. Tac. Sacrifichi. Guardi lì. E poi guardo là. Lì. Guardi l'uscita e andiamo dove vogliamo andare. Che spettacolo! In fondo lì c'è un tornantino molto stretto che possiamo tardare un po' il punto di corda, ma non troppo. Qua staccheremo tardi. Madonna, quanto frena! Sinistra! Molto bravo! Sacrifichi, dai un po' di gas, lo molli, entri, guardi, dai gas in modo progressivo. Qua c'è una S veloce. Ok. Una S da ben 49 km orari. Arriviamo alla X, famosa X. Freni, guardi il punto di corda. Bravo. Guarda l'uscita. Qua c'è un ferro di cavallo, che non è lo gioco di New. Quando entri qua non dovresti più
riuscire a muovere il volante, cioè andare più largo. Più largo. Largo, stretto. Ah, ma è lunghissimo. Stretto, largo, stretto, largo. Ultime due curve, stretto qui, largo, stretto lì, largo lì. Accelera tutto. Ma che spettacolo! Frena. È caduta. Frena forte. Senti che frenata. Mamma mia. Senti che frenata. Per il cavallo, entri stretto. Ok. Bravo. Qua andrai un po' più largo. Ah, ok, ok, ok. Okay. Tipo la traiettoria. Tipo la rivazza. C'è anche un po' di banking. Bravo. Frena forte. Oh, la madonna. Non ho neanche frenato. Non ha senso sta cosa. Terza subito. Ok, tu sei che mi ascolti. Ah, hai detto terza. Come sto andando? Ti dico la verità, male. Meglio di quello che pensavo. Lasciala scorrere e dai gas. Bravo. Porca vacca. Sai che sono quasi commosso perché ti ho visto nascere con le mani. Eh sì. Mi raccomando, più gas dai e meno angolo volante devi okay, avere. Chiaro. Quindi in uscita lì hai tenuto troppo il volante. Ok. Se non avessimo un traction control sarei girato nel muro. Frena. Ma non sto frenando neanche, capito? Questa è efficienza di frenata, perché ha così tanta aerodinamica. La macchina è anche leggera. Senti come viene. Fan! Si ferma lì. Ma si poteva fare una frenata? Vai, prova. Adesso ti do qualche cavallino in più. Cioè, ti stai fidando così? Non so per quale motivo, però sì. Giù tutto! Che spettacolo! Frena internamente, subito dentro. Bravo! Largo! Gas! Gently! Vai, bravo, frena dentro! Che non me ne volessero gli altri youtubers, ma qua siamo ai vertici di quello che ho visto fino adesso in questa serie! Ho un futuro? Non so da cosa, però ce l'hai. Frena! Frena. Prende gusto. Adesso raffreddiamo, così rientriamo. Ok, che spettacolo! E la cosa assurda è che non, cioè, sono sicuro di essere stato tranquillo, capito? Eppure essendo tranquillo, questa... Sai che siamo amici, ti insulto anche volentieri quando posso. Però mi hai sorpreso. Sì? Sì. Sono contento. Adesso guidi tu. Che bello. Adesso insegno io a te come andare. Allora, io dove mi tengo? Io farò una piccola modifica. Togli il traction. Tolgo tutto. Porco can. Allora, piano, piano. Prendi confidenza. Ok, allora vedi qua, si sacrifica, da gas. Aspetta, fermo. Chiusa male. Vai. Forte, no, più forte. Andiamo? Vai, dammi tutto. Qua c'è la S, quella veloce. Ciao. Ciao. Ero di cavallo, vedi qua, do gas, mollo, come te. Uguale. Terza, qua dritto il più possibile, vedi? Grazie a correre. C'ero come idea. Non ha paura! Porca vacca. Si frena, forte. Wow. Terza, entro dentro. Do gas, sfrutto tutto l'uscita! Bellissimo! Lui non fa una piega, io lo sapevo! È incollata! Lo sapevo, ma sei tu che non fai una piega!
Vai, ultimo giro, ultimo giro. Vai, vai, dammi tutto. Tutto. Vai, andiamo. Funziona nel primo settore. Ok. Raffreddo. Tanto la tua reaction ha fatto schifo. Posso dire che sei molto bravo? Voglio bene anch'io. Mi fiderei molto. Io non faccio pieghe perché so che sono in buone mani. Tu non hai mai avuto paura nella tua vita? Ma come faccio a aver paura? Ho un ottimo pilota, un'ottima macchina. Cosa mi può succedere? Boom! Quindi ti è piaciuta tanto, come esperienza? Non è tanto la velocità che ti colpisce, è proprio il pum. Mi raccomando, fateci sapere chi vorreste vedere nella prossima puntata, magari uno un po' più... Bello. Pauroso. Mi raccomando, per chi non fosse ancora iscritto al suo canale, vi lascio tutti i link qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Grazie Fede. Ciao. Ciao ciao.